La cura del tumore alla mammella è una procedura in équipe che coinvolge vari specialisti. Questo avviene in molti centri specializzati presenti in molte parti d'Italia. Uno di questi è l'ospedale Policlinico San Martino. L'intervento non è standard, ma dipende da vari fattori, dal tipo e dalle dimensioni del tumore, dall'intervento demolitivo, dalle caratteristiche fisiche e dalle aspettative della paziente, senza tralasciare la cura della malattia. La ricostruzione può essere immediata all'atto stesso della mastectomia oppure differita a distanza di tempo, talvolta mesi o anni. Oggi, quando possibile, si preferisce la ricostruzione immediata. L'intervento demolitivo può consistere nell'asportazione parziale o totale della mammella. Nel primo, il chirurgo plastico procede ad una ricomposizione della ghiandola residua, come avviene in una mastoplastica riduttiva. Nel secondo caso, l'asportazione comprende tutta la ghiandola. In alcuni casi si possono conservare anche l'areola e il capezzolo e procedere con l'impianto di una protesi. Per la ricostruzione si possono utilizzare protesi o tessuti propri della paziente. Gli impianti protesici comprendono gli espansori tissutali e le protesi in gel di silicone. Entrambi sono costituiti da un rivestimento in silicone. Gli espansori sono protesi riempite con soluzione fisiologica e servono a dilatare i tessuti preparandoli all'impianto della protesi definitiva, riempita con gel di silicone e di consistenza simile alla mammella. Le protesi disponibili possono essere rotonde o a goccia. Quelle usate in chirurgia ricostruttiva sono uguali a quelle utilizzate in chirurgia estetica. A volte può essere necessario intervenire sull'altra mammella per ragioni oncologiche o per scelta della paziente e si interviene per migliorare la simmetria. L'intervento è completamente sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Per quel che riguarda i problemi legati alle protesi, l'eventuale rottura è una possibile complicanza e può intervenire facilmente dopo 10-15 anni e per questo è importante fare visite di controllo annuali, eventualmente sotto la prescrizione dello specialista, eseguire un'ecografia e, nel caso fosse necessario, anche una risonanza magnetica. In assenza di problemi non è assolutamente necessario sostituirle. In alternativa alle protesi possono essere utilizzati lembi di tessuto proprio della paziente, prelevato dalla schiena o dall'addome. L'intervento è più lungo, impegnativo per la paziente e i tempi di ripresa più lunghi. Per qualsiasi informazione sono la dottoressa Maria Stella Leone e potete contattarmi presso la clinica di chirurgia plastica dell'ospedale San Martino di Genova. La mia mail è mariastella.leone@hsanmartino.it.